Buonasera, buonasera. È una serata speciale, ho probabilmente strappato coniugi morose, morosi da questa serata di San Valentino. Qua c'è anche una coppia con quello che secondo me è già il personaggio della serata, ma lo vedrete tra poco, verrà inquadrato dal nostro Paolo Bassi, quindi auguri a tutti gli innamorati, auguri a chi sta cercando l'amore, auguri a chi ha perso l'amore e spera di trovarne un altro e auguri anche a chi non crede più all'amore e domani festeggerà la festa di San Faustino. Faustino che e quindi insomma però, auguri a tutti. Parliamo di un gioco, l'amore non è un gioco, ma stasera non parliamo di San Valentino, ma parleremo di una passione che ha e sta coinvolgendo generazioni e generazioni. Se li guardiamo, guardiamo gli oggetti che sono qui in studio, pensi ai bambini e invece io ho conosciuto una realtà che è il Brick Team FVG durante un'esposizione qui vicino al centro commerciale Città Fiera nel 2022 e lì c'è stato l'aggancio, abbiamo detto prima o poi verrete allo scrigno e parleremo di voi e così è stato. Io saluto il Presidente Querini, grazie per la disponibilità, anche perché vi siete attivati abbastanza rapidamente. Grazie allora, a voi. Allora, dobbiamo dire intanto che cos'è questa associazione? Siamo un gruppo di appassionati appunto dei mattoncini Lego, e ci divertiamo a costruire varie cose e organizziamo anche mostre e eventi in giro per la regione. Ecco, qui abbiamo un'esposizione piuttosto importante che infatti il nostro Bassi le sta già riprendendo. Qua ognuno costruisce e si ispira a 360 gradi, che cosa certo. Abbiamo? Abbiamo diciamo sopra un po' di storia della Lego con dei set storici, c'è il Castello Giallo, la nave il Barracuda, l'astronave Classic Space che fanno parte della storia Lego ormai. E poi proseguendo abbiamo delle costruzioni dei nostri soci che spaziano veramente in tutti i campi, dai galeoni ai set di Star Wars, ai set Technic con cui si può costruire anche molte cose in movimento e veramente ci si può sbizzarrire in qualsiasi cosa la fantasia ci suggerisce. Presidente, a fianco a te c'è il vicepresidente. Vicepresidente, Manuele. Manuele, chi è quel ciclista? Sono io, no. Non lo so, bisognerebbe chiedere a chi è, all'inventore. Chi è l'inventore? L'inventore è Rudy Zarli, che è il nostro ingegnere tecnicista. Ingegnere? Buonasera. Buonasera. Non sono ingegnere, faccio per passione e costruisco quello che mi piace. Diciamo che io ho ereditato la mia passione per le costruzioni da mio papà, che è qui presente, e sono riuscito anche a trasmetterla a mio figlio. C'è tre generazioni totalmente di costruttori rapite dai Lego e dai mattoncini. Oggi cosa abbiamo portato? Mio papà ha portato la riproduzione del castello di Miramare, io ho portato il mio robot gioca a Tris e mio figlio ha portato una sua costruzione, una vignetta. Spiegami un po' cos'hai portato. Ho portato una piccola vignetta di fantasia. Aspetta un attimo, però passate il microfono piano piano perché sennò non riusciamo a sentirvi. Il papà che si chiama? Fulvio. Fulvio. Papà si chiama Fulvio e ho costruito diversi castelli, però quello che mi è riuscito meglio è questa riproduzione del castello di Miramare, che è perfetto nelle dimensioni e nelle proporzioni, però purtroppo i Lego non sono compatibili con gli angoli, cioè per fare quella parte angolare ho perso un sacco di tempo. Comunque sono più di 4200 pezzi con 106 finestre, 28 torrette e 186 merli. Senta, ma lei è triestino? Cioè, sì. No, me lo dica con orgoglio, cioè no, sì. Sì, sì. Sono di Trieste. Sono nato a Trieste. Senta, ma nel momento in cui lei mi ha parlato di angolature, non quagliavamo, nel senso che non è stata probabilmente una passeggiata a costruire il castello di Miramare. I triestini
Come sfogano la loro... Cosa hai disi i triestini quando il gioco non riesce? Ma sì, qualcosa che sia ripetibile, ovviamente. Sì, sì. C'è una passione perché... No, ho capito che è la passione, ma voglio dire, non è che tutto riesce sempre comunque, giusto? Quindi... Ma insistendo... Sì, eh? Quant'è che ha questa passione? Ma ci sono dei pezzi là che hanno 52 anni. 52 anni? Sì, e sono quelli di color avorio, perché col tempo il Lego dal bianco si ingiallisce. Senta, lei quanti anni ha? 84. E nella vita cosa ha fatto? Prima di appassionarsi totalmente? Era un bancario. Un bancario? Sì. Perfetto. Andiamo dal suo nipote, che invece cosa ha costruito? Io ho costruito soltanto una piccola, cioè quello che ho portato oggi è solo una piccola vignetta. Ovviamente ho seguito le orme di mio padre e ho costruito molte costruzioni tecniche in movimento, solo che per oggi ho portato qualcosa di piccolo e riassuntivo. Allora, si fermi allora, lì. Allora, quest'uomo che è chinato quasi come se fosse davanti ad un altare, mi diceva, e l'abbiamo sentito prima, che questo robot che cosa fa, Rodolfo? Allora, i Lego hanno anche una particolarità. Esistono dei componenti elettronici con i quali si possono creare dei robot interattivi. In questo caso abbiamo un robot che ho chiamato Trixie, che gioca a Tris. Praticamente verifica dove sono le palline e tramite tutto il suo programma riesce a giocare contro una persona umana. Rodolfo, in questo caso sì. Quanti anni ha questo robot? In che senso quanti anni ha? Che l'hai costruito tu questo? Sì, ho fatto un'altra versione quasi una decina d'anni fa. Ultimamente sono venute fuori le nuove scatole con dei nuovi pezzi e adesso i nuovi robot sono più performanti. Parla, e allora parla? Potrebbe, ma siccome ha un altoparlante troppo piccolo non è particolarmente loquace. Ecco. Grazie. Grazie Rodolfo, qui in studio. Io chiudo con questa rosa, di solito le rose arrivano dai maschi alle femmine e invece in questo caso la mia Robby me l'ha fatta arrivare in studio, quindi grazie Robby, buon San Valentino, ma ci vediamo tra pochi istanti. Grazie di cuore e arrivederci e buon San Valentino a tutti. Arrivederci.